Ciao amici di Italia Top Games, eccomi a voi con le prime partite post Ferragosto. Sto registrando queste partite ieri, cioè questo video va online il 17, l'ho registrato il 16. Speriamo di trovare avversari, speriamo che ci sia qualcuno che giochi nel giorno di post Ferragosto. Vediamo, vediamo. Questa divisione 5 è cominciata un po' male. Eccolo qui il primo avversario. Due sconfitte, due pareggi. Adesso speriamo di fare due vittorie contro un altro. Divisione 5, Kowalski 1893, il nome non mi risulta nuovo. Andiamo un po' a provare e a vedere. Stadio, cambiamolo, cambiamolo. Qualcuno mi dice Monumental de Colo Colo, è bello, è bello. Facciamo estate. Non si può mettere, non si può cambiare. Divisa casa, divisa esterna, va bene. Farò due partite. Allora, ai 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 Gundogan, ai 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 Gundogan. Via. Beckham o Alaba? Alaba. Gundogan giù, Benzema, vabbè. No, no. Su Benzema era meglio. L'avevo messo per gli altri eventi. E beh, lui ha uno squadrone. Neymar, Romario, Ronaldinho, Messi, Goretzka, Kimmich, Alaba, Koulibaly, Ruben Dias, Cancelo, Neuer. Ai, 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 ai. Forza ragazzi, forza, 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 forza. Dobbiamo fare bene. Proviamo a cambiare verso a questa divisione 5. Vediamo, vediamo, vediamo. Un po' di black screen of death, che sia su PC, che sia su PlayStation, che sia su mobile. Benvenuti amici telespettatori, un altro No, appuntamento bello, con il bello, nostro bello. sport preferito. Se avete amici che ancora ritengono Forza, che calcio ragazzi. soltanto un gioco, mostrate loro le belle immagini che ci Adesso è qualche arrivano dalla giorno che mattina di non oggi. gioco, Gli speriamo. spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni. E non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento. Bravo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Neymar, Messi, pallone che poteva diventare No, pericoloso, ci mette una pezza. buono. C'è l'opportunità per il contropiede. Può andare. Ci prova con un pallone profondo. Sensazionale Courtois. Grande Non si Courtois, meno passa, male. ottima parata. Una parata Siamo partiti eccezionale. male, Autoriflesso felino che in pochi si non mi aspettavano. sta Forse nemmeno piacendo i la suoi squadra, compagni. però. Gioca Cancelo, si allunga e trova la palla. Buona occasione per Romario. Ok, bene così. Alaba. Occasione per il contropiede. Oh, Buona sulla bello. progressione palla al piede. Tira. L'arbitro del gol, No! quell'azione, Mi credo sia fuori sembrava che gioco. fosse rientrato. Ai ai ai. Malissimo! Oh, sto beccando tanti di quei fuorigioco in questo periodo. Casemiro va alla Buono. ricerca di un compagno davanti. Mbappé, passaggio smarcato. Splendida Buono. reazione del portiere. Spinge cedendo il pallone lungo. Messi riceve un pallone interessante. Un intervento Sbagliatissimo. impeccabile. Me lo C'è immaginavo che. Messi. Opportunità di ripartire. Pallone interessante in verticale. Gli Buono. avversari possono tirare un sospiro di Oddio, ho sollievo tolto visto pure che hanno buttato Koulibaly. al vento Mamma un mia, devo contropiede tornare. favorevolissimo. Mbappé è riuscito a passare. Può vedere la porta da lì. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Sembrava che stessero No. per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ok, sensazionale Courtois. Che parata! Cerca un C'è nuovo la intervento porta, di c'è la porta, Lamine. mi ero Non ha sbagliato nulla, dimenticato ma l'estremo difensore ha di mia mantenuto la formazione calma senza e ha giocatori di reagito. Serie A, ovvero Koulibaly e Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Vai, Mbappé vai, con vai poco Mbappé, fuori, vai, ma quello può grande. condurre a un capovolgimento di fronte. E passa. Ah, Rimedia dovevo con un calcio passarla a d'angolo. Messi. Vabbè, dai.
Bella lì. Calcio d'angolo battuto benissimo. Bella lì, bella lì, preciso, bella lì. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria Bravo, del Mbappé. Pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Sensazionale Courtois. Qui può partire il contropiede. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Non ha bocca, riconquista la palla. Se ne va. Messi. Messi la mette in mezzo. No, perché Anderson prova non l'hai presa? La situazione con una giocata in avanti. Alaba. Prova ad andare. E così. Neuer dice di no. Colpi. Neuer dice di no. Non ci credo, eh. Ah. Molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Si riprenderà con una rimessa laterale e sarà rimessa con le mani. Rimessa in gioco dunque. Riceve palla da dietro, prova a crossare e va a colpire di testa. È riuscito a impattare il pallone ma non è andato a segno. Ci hanno provato sul serio portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Kimmich. Messi prova a darla profonda nello spazio. Provano a partire in velocità. Prova a giocarla in profondità. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Qui David Neuer dice di no. No. Quanto è bravo Anderson. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. L'hanno già messa da calcio d'angolo. Sembra che vogliano riprovarci. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Peccato. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Sto sciubando tantissime occasioni. Sull'1-0 non è proprio il caso. Però speriamo bene. Joao Cancelo. Il guardaline alza la bandierina. Sarà rimessa con le mani. Rimessa battuta male, gli avversari ne approfittano. C'è Messi. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Barà. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Mbappé ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Ecco Romario. No. Sceglie di andare per conclusione. Grande occasione ma palo. Che fortuna. Super un'altra volta. Una parata davvero fantastica. Che riflessi. Appunto, la prima azione stavo per attaccarmi il pareggio. Gioca Anselo. Dopo aver avuto tantissime occasioni, se non le sfrutti, interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Buono. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area, da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Bravi. Pallone interessante in verticale. Palla in avanti verso il compagno. Ennesima palla recuperata. Occhio alla la toglie dalla porta. Orca vacca. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio.
La prima parte non certo avara di emozioni. Allora, mettiamo dentro Ruben Dias. La squadra sta giocando. Cambiamo tutto. C'è un movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare un'azione personale. E basta. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Substitution on the field. Number 2. Si parte per la seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Coming on the field. Number 3. Messi. Number 47. Neymar ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Romario. Ci becchiamo il pareggio, giusto? Non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Alaba ci prova con un pallone profondo. Pallone dentro. Tocca con la testa. Qui sarebbe servita un po' più di precisione. È arrivato al cross con troppa semplicità. Non puoi permetterti di subire un traversone da una zona così delicata. C'è la palla lunga, in avanti. Doveva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Cercano un'azione veloce. Jordan Henderson vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca la giocata di fino. Messi. Messi. E il palo salta al portiere. E qui sono stato sfortunato io però, eh. La palla entra in area. Romario oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. C'è un'opportunità. La gioca sulla destra. Ecco un'occasione di contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. C'è un compagno largo pronto a ricevere. Robertson. C'è l'opportunità per il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Allarga il gioco a destra, palla di nuovo verso il centro. Romario! Cazzozza Romario, che m'ha fatto! Partita vivissima! Eccezionale Romario come bravi. Giocatore. Eccezionale. E verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Adesso conducono. Anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Jordan Henderson. Ha letto bene l'azione. Ottimo intervento. Casemiro. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Lungo passaggio in avanti. Messi vede lo scatto e cerca la profondità. Ci prova. Niente ragazzi, proprio due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Sbagliato tutto. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. E si riparte con due gol di vantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Occasione per il contropiede. Sceglie di andare per vie verticali. Da lì può segnare.
La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Ci prova con un pallone profondo ed ecco che viene servito sulla faccia. C'è il cross, grande giocata difensiva. Goretzka, c'è Messi, fischio deciso dell'arbitro, si ripartirà con un calcio da fermo. Sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Mbappé la gioca a sinistra, supera il diretto avversario, prova ad andare via con eleganza, la gioca in mezzo, Franco, un grande intervento del portiere, ci prova di nuovo, dai, ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol, era al posto giusto al momento giusto. Che reazione, ha letto la situazione e anticipato la traiettoria del pallone arrivando prima di tutti. E ora è tutto di nuovo possibile, davvero un gran finale. Two added minutes has been indicated. Manca poco alla fine, vogliono mettere la palla in cassaforte. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare? Vabbè ragazzi, me la sono questa partita potevo vincerla, me lo dico da solo, ma momenti di sbandamento, stanchezza, errori nella formazione e insomma, è giusto così. Giusto così, peccato perché era assolutamente plausibile portarla a casa questa partita, ma se sbagli, sbagli. Allora rimettiamo dentro Galidou, per carità. Con tutto il rispetto per la porta, ma siamo a un altro livello. Ai ai ai, questa sconfitta è pesantissima. Da un punto, 2 punti in 5 partite. Ma adesso 15 punti. Sono convinto che adesso cambia tutto. Vediamo. Questa partita si poteva portare a casa. 3 punti che alla fine potrebbero pesare. Ma adesso ho ripreso mano, Lo so, mi fa... Qualcuno mi dirà, ma potevi fare un partito offline, gli eventi. Ragazzi, devo registrare tantissime partite da qui alla prossima settimana e quindi ho poco tempo. Ma vabbè, guardate, sono convinto che adesso le cose cambiano. Certo, se non mi capita un... ecco. Un avversario in divisione 5 come me, con la formazione al completo, non con la porta. 3 punti buttati comunque. Niente, sceglie lui lo stadio. Bene così. Gundogan mi sa che me lo troverò giù. No. Courtois così, Ederson così. Io sapete sono per le frecce, ho un debole. Allora. Salasta così e va bene. Mettiamo dentro Osimhen. Proviamo con le frecce. Alaba a posto di... oddio, c'è pure Robertson a posto di Hernandez. Sempre per il discorso. Mannaggia a me, mannaggia. Allora no, qui mettiamo Alaba. E qui mettiamo Gundogan. E qui va bene così. Proviamo così e poi vediamo nel secondo tempo se magari modificare. Ma come c'era qualcosa? Allora, vediamo l'avversario. Salah, Haaland, Neymar, Pedri, Pogba, Kanté, Alaba, Koulibaly, Beckenbauer, Daniel Alves, Ederson. Io Pogba lo temo. Dai ragazzi, dai. Non c'è Lucas Hernandez. Dai. Però ho messo Alaba.
capito perché i giocatori del Bayern Monaco pure non facevano coefficiente per il sul fatto che a questa gara sia stata riservata un'attenzione speciale nel calendario degli appassionati. Oh, Sarri. Le aspettative sono aumentate con il trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile. Tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime due ore in nostra compagnia. Ecco che fa il tiro, ci prova di nuovo. Vabbè, dovevamo beccare il gol subito. Un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. E la partita inizia alla grande, subito gol. Vede lo scatto e cerca la profondità. Il Napoli recupera la palla e si prepara a reimpostare. Non si fa cogliere impreparato e interrompe l'azione avversaria. Tocco prudente al portiere. Di Lorenzo. Kanté. Pogba. Pedri. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Qui può partire il contropiede. Son Heung-min. Passaggio, ci prova. E vai. Sì, trova la rete. E siamo di nuovo in parità. Una sfida senza esclusione di colpi. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. E qui fanno vedere tutto il loro potenziale in contropiede. Non bisogna mai lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Hanno dimostrato più e più volte di essere micidiali in velocità. Perfetta parità dunque. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo... Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Si ferma qui la manovra. Ci prova con un pallone profondo. Bravo. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. No, perché non ci arriva nessuno? Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Pedri, prova Salah. Pogba. Non riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Riceve un pallone interessante. Brutta questa transizione. Buona. Fabio, hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male. Qui cercherà il tiro e vai. Pallone dentro. Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori. Bravi. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Passaggio fan, cerca il tiro. Tutto da rifare. Una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Ah. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Nuovamente in parità, non mollano mai. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Alaba. Neymar. Sfugge all'avversario con un numero. Pogba. Prova Salah.
Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Pedri. Stanno alzando la linea del pressing. Mi sembra vogliono bloccare sul nascere le iniziative degli avversari. Stanno provando ad essere più aggressivi, Fabio. Non vogliono concedere un palleggio comodo ai rivali. Sì, sono d'accordo. Non vogliono consentire la costruzione dal basso. Stanno accorciando e chiudendo tutte le linee di passaggio. Vediamo quante energie fisiche e mentali saranno costretti a spendere. Sto subendo in questo momento. Prova a tirare. Va rapido sulla respinta. Pogba in fuorigioco. Eh beh, non solo lui. Pogba prova a giocarla nello spazio ma non riesce. Gündogan, oggi autore di un assist. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Pallone interessante in verticale. Può concludere. La palla in linea di porta. La difesa che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Ma primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadra a riposo. Sono trascorsi soltanto 45 minuti, Fabio, e ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo, abbiamo solo il primo tempo alle spalle. C'è ancora molto da vedere. Il punto quando oggi non mi è piaciuto dentro Beckham. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Si riparte per il secondo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Beckham. Intervento decisivo. Beckenbauer. Alaba riceve il pallone. Milinkovic-Savic rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Prova a darla profonda nello spazio. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Può tentare la conclusione. Non è riuscito a trovare il gol. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Sfortunato il portiere, il suo rinvio non raggiunge i compagni. Mohamed Salah mette la palla in avanti, la gioca all'indietro, libera il... occhio alla conclusione, va alla ricerca di un compagno davanti, sceglie di andare per vie verticali, palla filtrante per Messi e passa Messi, la palla va sul palo. No. Profonda nello spazio. Mohamed Salah, palla filtrante per Salah. Salah prova a crossare e dai, prova a verticalizzare. La mette in avanti, non può sbagliare. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ora devono andare all'attacco e rischiare tutto quel punto. Esatto, Fabio.
se ne va. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Beckenbauer. Costruiscono la manovra con sicurezza. Kanté. Sono al costante inseguimento della palla, non è un buon segno questo. Ci prova con un pallone profondo, vede lo scatto e cerca la profondità. Ha spazio per provare il tiro. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Messi. Bruttissimo fallo in area. È un momento cruciale per entrambe le squadre. È il momento più importante, forse. Ha davvero la possibilità concreta di pareggiare. Parata! Non so perché, ma me l'aspettavo. Vabbè. Il portiere sembrava molto sicuro di sé. Il tiratore, invece, era troppo nervoso. Pallone interessante, in verticale. Deve solo dire... Ottimo intervento di Ederson. Vabbè, io non ho parole, ragazzi. Dopo questa non ho parole. Pedri. Mohamed Salah si spinge in avanti sulla destra. Holland. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Sceglie di andare per vie verticali. Può segnare da lì. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Prova a darla profonda, nello spazio. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Una serie di passaggi corti e precisi. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Non posso più cambiare nessuno, è vero, ho fatto 3 sostituzioni. Substitution for Napoli. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Coming on the field. Number 32. Number 9. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. C'è Messi. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Neymar ha già segnato in questa partita. Supera il diretto avversario. Occasione da rete. Finalizzazione decisamente infelice. Non riesce a mantenere il possesso. Vabbè. Ne faccio un'altra, ragazzi, perché questi 3-2 mi stanno davvero molto, molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto stretti. Sarà la stanchezza, sarà tutto quello che vi pare, ma dai, cioè, vabbè, sbagliare il rigore è stato un errore mio, bravo lui a pararmelo.
3, 6, 9, 12. Dai, cambiamo verso, cambiamo verso. Guarda, 2-3 a 2, veramente fastidiosi, veramente fastidiosi. Facciamo un'ultima partita, dai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Oddio, c'ho di nuovo Robertson, dovevo sistemarlo, capito? Quando uno è poco lucido, dopo prendi pure, fai queste cose. Però, c'ho voglia di rivalsa anche con Robertson, anche con Alaba. Prossimo video sistemo tutto, mannaggia a me. And if you do have a chance today, please allora. Take some time out to give your support. Va bene, Alaba c'è freccia così. Va bene, basta lui. Gli altri lasciamo tutti i titolari. Forza ragazzi, cambiamo verso. Olan, Sanchez, Sterling, Zelaria, Endo, Pogba, Wagner, De Ligt, Milenkovic, Hakimi, Konsante. Ragazzi, non voglio, se non vinco questa lascio perdere, Adesso, pum, era un giocatore di divisione, non me ne fa 5. Queste due partite. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento. Mi hanno innervosito tantissimo, ma me lo merito. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Eccolo. Occhio al tocco sotto. Salva. E ancora una volta salvati dai pali. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Altro che. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. La mette in avanti. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Cerca l'uomo là davanti. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. E passa. Cross in mezzo. Rubare palloni così non è mai un caso. Opportunità di ripartire. Pallone interessante in verticale. E trova il compagno. È riuscito a passare. La situazione si era davvero complicata. Sono riusciti a metterci una pezza. Ha approfittato di un momento di... C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Neanche un ammizioncino, un cartellino giallo, niente, niente. Eh sì, vi confermo che è stato ammonito per il fallo di poco fa. Non c'è niente da discutere, è stato redarguito poco fa e non ha voluto darsi una regolata. Attenzione, può avanzare e tirare. Dai. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ma cioè, ma battuto. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Prova a darla profonda nello spazio. Alexis Sanchez decide di giocarla in profondità. Ecco un'occasione di contropiede. Supera il diretto avversario. Ma io non lo so ragazzi, che c'è. Colpisce il pallone. Perfetta la parata. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Prova a giocarla nello spazio ma non riesce. Ottima progressione. Palla al piede. C'è spazio. Occhio. Prova il tiro. Ci prova di nuovo. Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione.
Ha letto bene la traiettoria della rimessa dal fondo avversaria. Messi. E la difesa dice di no. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti. Alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Intervento duro ma corretto. Ma che corretto, dai, su. Cercano l'azione veloce. E qui è costretto a cedere il pallone. Cerca aiuto nella zona laterale. Palla dentro, conclusione. Giornata. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. E il risultato si sblocca, 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Passaggio sulla destra. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. Son Heung-min. Pogba. Qui può partire il contropiede. Accetta la sfida e ne esce vincitore. Ci prova con un pallone. Messi! C'è spazio per calciare. Mbappé! Colpo di testa insidiosissimo, ma fuori. Bel gesto tecnico. Si è gettato sulla palla con convinzione. È mancata solo un po' di precisione. Mbappé! È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Palla in avanti verso il compagno. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Se ne va. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Messi. Mbappé. Occasione per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Gundogan sceglie di andare per vie verticali. Pallone interessante in verticale. E passa. Supera il diretto avversario. Messi. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Mille occasioni sprecate, no? 5 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Luca, diciamo così, dai. Azioni sulla prima frazione di gioco. Quanto potessero far male in contropiede lo sapevamo. Schierano ottimi interpreti per trarne il massimo beneficio. Non è un caso che abbiano trovato il vantaggio su un capovolgimento di fronte. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Substitution on the field. Number 21. Si riparte per il secondo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Fa male i calcoli, il pallone non passa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Da lì può concludere. Difesa ancora decisiva. Vede lo scatto e cerca la profondità. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento.
Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Errore qui, pallone sprecato. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Hanno aumentato i giri del motore, Luca, guarda come pressano. Sì, Fabio, l'intensità del pressing è cresciuta tantissimo. Stanno provando ad aggredire gli avversari per conquistare rapidamente il pallone e ripartire velocemente. E la loro filosofia mi sembra chiara adesso. Devono solo cercare di tenere alta la lucidità ed evitare di sprecare troppe energie. Gündogan. Salah. Possesso palla preciso, la fanno girare. Se ne va. Tenta la conclusione. E Salah! Finalizzazione decisamente infelice. Vabbè. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. The attendance for this match was 71,550. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Ci prova con un pallone profondo. Pogba. Si avvicina alla porta. Passaggio fantastico. Sensazionale Courtois. Gioca una palla lunga. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. Esatto, Fabio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Si mette in proprio, supera l'avversario. Dai. Prova a darla profonda nello spazio. Mbappé. Può andare in rete, va al tiro. Salta le spalle del portiere. E su. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Substitutions taking place. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare Mister. Due gol di vantaggio e partita in discesa. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Il Monza sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Sceglie di andare per vie verticali. Guadagna metri. Può provare. E hanno segnato ancora. Vabbè, troppo facile. Tre gol, la partita è quasi chiusa. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. L'arbitro fischia. Non è ancora chiaro se concederà il rigore una semplice punizione. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. Vabbè. Tutto pronto dal dischetto. Vediamo se riesce a superare il portiere. Non sbaglia! Possono tornare a sperare! Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Forse l'estremo difensore si è mosso troppo presto e lui ha capito dove piazzarla. Però davvero ben calciato. Il Monza accolcia lo svantaggio, che adesso è di due reti. Prova a darla profonda nello spazio. È buona, si gioca. Cerca lo spunto. Ci prova. Guarda. Adesso sono sotto appena di un gol. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore.
Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. C'è il retropassaggio. Deve solo tirare. C'è da Henderson! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Milenkovic. Ci prova con un pallone profondo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Cercano l'azione veloce. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Trova il compagno in ottima posizione. Posizione irregolare però. Beh, 18 giocatori. Questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo tenendo alta la concentrazione. Pallone interessante in verticale. Palla intercettata. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mohamed Salah ha spazio per affondare. Azpilicueta. Recuperano il possesso del pallone. E vabbè, finita qua con un po' di sofferenza, ma portiamo a casa i tre punti, dai. Una battaglia dura. Sempre 3-2, 3-3-3-2, sono andate in un certo modo, vabbè. E così, un video un po' così, dai, perdonatemi se non è stato un grande match, ma intanto i prossimi cercherò di fare meglio, dai, al prossimo video, ciao.